Salve ragazzi e benvenuti nello spazio dedicato all'indirizzo Sistemi Informativi Aziendali, il cosiddetto SIA. Prima di tutto, che differenza c'è con l'indirizzo tradizionale di Amministrazione, Finanza e Marketing? Detto in breve, le tante ore di informatica in più che il percorso propone dal terzo al quinto anno. Quando e chi può scegliere l'indirizzo SIA? Iscrivendovi al tecnico economico potete scegliere tra l'indirizzo turismo e amministrazione finanza e marketing. Al terzo anno gli studenti di entrambi gli indirizzi possono decidere di proseguire con il triennio SIA. Cerchiamo di capire cosa impara chi sceglie questo percorso. Prima di tutto il coding e il pensiero computazionale attraverso lo studio di più linguaggi di programmazione. Mediante l'esperienza di coding si apprende come sviluppare applicazioni e servizi web, come si opera l'analisi di grandi quantità di dati, le cosiddette basi di dati, come si progettano le applicazioni utilizzate in azienda, fino ad arrivare alla nuova frontiera dell'Internet delle cose, un mondo in cui tutto è interconnesso e tramite un tablet o uno smartphone posso controllare cosa succede a casa o in azienda. Ma diamo adesso la parola ad alcuni studenti del corso SIA. Buonasera ragazzi, siamo con quattro studenti del corso SIA, studenti del quarto anno per la precisione. Presentatevi. Ciao raga, io sono Ilona. Ciao, sono Mauro. Ciao, sono Grazia. Ciao, sono Chiara. Che belli che siete. Mi dite chi è il più bravo tra di voi in informatica? Lei. Va bene, ho capito tutto. Ilona, mi spieghi perché hai scelto il corso SIA? E Perché mi piacerebbe sviluppare applicazioni web. tu, Grazia? Perché da grande voglio lavorare con l'informatica. Mauro? Perché mi piace l'internet delle cose. Chiara? Perfetto. Perché mi piace fare coding e il pensiero computazionale. A questo punto, che ne direste di salutare i vostri futuri compagni di corso? Ciao! Ciao! Vi aspettiamo!